Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio Regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Nell'ultima seduta dell'aula di Palazzo del Pegaso, l'organo legislativo regionale si è soffermato ancora una volta eh, sul tema aeroporti toscani, in particolare quello di Pisa, escluso inizialmente dall'ENAC dal Piano eh, Strategico Nazionale. Dall'aula arriva una richiesta di inserimento del Galilei. Inserire lo scalo di Pisa tra quelli giudicati strategici nel Piano Nazionale Aeroporti, lo chiede una mozione, primo firmatario Andrea Pieroni del Partito Democratico che il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità dei presenti con il gruppo del Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto. È stata una Specifica osservazione rispetto alla bozza del nuovo piano nazionale degli aeroporti redatta da ENAC, laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna, anzi una stortura, eh, laddove non si preveda che eh, per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano siano entrambi gli scali, cioè Firenze e Pisa, ad essere considerati strategici così è nel piano nazionale degli aeroporti vigente, tra l'altro approvato non molti anni fa nel 2015, per cui dobbiamo evitare che si lascino cose non dette o zone grigie, quindi chiediamo al presidente Gianni di presentare una osservazione nei termini prescritti affinché si chieda al Ministero e alla Direzione degli Aeroporti che venga ripristinata la previsione che gli aeroporti strategici della Toscana siano Firenze e Pisa, perché proprio nel 2015 è stata fatta la scelta di, della fusione delle società, è stato individuato un gestore unico e questa volontà ha determinato che Firenze e Pisa fossero insieme aeroporti strategici della Toscana e dell'Italia centrale. Questo fa sì che i due scali possano svilupparsi in maniera complementare, in maniera integrata, senza farsi inutilmente concorrenza per far crescere la Toscana. L'atto di indirizzo era collegato a un'interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e alla quale ha risposto in aula il Presidente della Regione Eugenio Giani. È inaccettabile che a distanza di anni si continuino a prendere in giro i toscani con il balletto degli aeroporti di questa maggioranza che da una parte nega quello che fa e dall'altra non riesce a fare quello che dice. Ed è inaccettabile che non si sia avuto una risposta a un'interrogazione innanzitutto dove si chiedeva una cosa chiara. Il piano, la bozza del piano aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico nonostante le promesse di molti anni, mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad ENAC per questo. E tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal presidente gianni è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il piano, solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento. A a questioni di lana caprina legate a guelfi ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Ecco, noi diciamo che i toscani si sono stancati di sentirsi prendere in giro dal presidente di una giunta che a distanza di anni, nonostante governi, nonostante sia legittimato da un voto che è stato preso a suo favore e per il quale lui adesso è presidente, non dica chiaramente quale sarà la sorte degli aeroporti di Pisa e di Firenze e non dichiari finalmente quello che è chiaro a tutti, che Pisa verrà lentamente declassato e lasciato morire, mentre invece sarà... Prevalente l'aeroporto di Firenze sul quale c'è la volontà pervicace di arrivare alla costruzione di un nuovo aeroporto. Perché è falso anche parlare di una nuova pista. Quando sappiamo bene che ci sarà una nuova pista, un nuovo terminal, una nuova viabilità, proprio perché sarà cambiata l'inclinazione. Ecco, la mancanza di sincerità da parte del Presidente è la cosa più grave che è emersa, è emersa in risposta a questa interrogazione. Ma la nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme in maniera congiunta Firenze e. P sono di fatto uno scalo unico se concepite nel contesto europeo. Serve rafforzare Firenze, serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo, integrarlo sempre di più con Pisa e costruire diciamo, un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale. La capogruppo della Lega, Elena Meini, è intervenuta affermando che entrambi gli aeroporti, quello di Firenze come City Airport e quello di Pisa come Intercontinentale, fossero strategici in sinergia e complementari per la Toscana. Tanto si è dibattuto in queste settimane perché il Piano Nazionale degli Aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze. Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione abbiamo portato un emendamento, dove chiediamo alla Giunta regionale che presenti delle osservazioni al piano nazionale degli aeroporti, che riporti Pisa a fianco di Firenze, perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti, soltanto in sinergia, insieme, sono strategici per la Toscana e non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. Al termine del dibattito sono stati approvati gli emendamenti alla mozione presentati dalla capogruppo della Lega Elena Meini che chiedeva di inserire nell'impegnativa la richiesta a presentare le necessarie osservazioni alla Direzione generale degli aeroporti, del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e a dare informazione ai componenti della Commissione Consigliare Regionale dell'avvenuto invio delle osservazioni e quello del consigliere Diego Petrucci che ha chiesto di inserire l'impegno della Regione toscana a sviluppare un sistema aeroportuale integrato costituito dalle scale di Pisa e Firenze con obiettivi coordinati e non competitivi. La consigliera Galletti ha annunciato la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Ha preso il via il tour della Commissione Sanità del Consiglio regionale nei territori della Toscana, la prima tappa in Maremma. La Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana ha fatto visita all'ospedale della Misericordia di Grosseto e Sant'Andrea di Massa Marittima. La commissione, presieduta dal consigliere regionale Enrico Sostegni, è stata accompagnata dal direttore generale dell'ASL Sud-Est nelle tre tappe della giornata. Oltre alla visita delle strutture si è tenuto anche un incontro con i vertici dell'ASL, i dipendenti e i sindacati nell'auditorium della nuova ala dell'ospedale Misericordia. Ci importava dare un messaggio eh, di un lavoro che la Commissione vorremmo continuasse a fare non in maniera episodica, cioè accanto al lavoro in Commissione, nel Palazzo. Accanto all'analisi dei dati, le audizioni che facciamo costantemente al lavoro ordinario per fare il lavoro di indirizzo, controllo e anche legislativo e programmatorio, andare nei, nei luoghi dove si organizza la sanità, incontrare i professionisti lo riteniamo sia assolutamente essenziale. Eh, qui a Grosseto si confermano due elementi importanti, l'importanza degli investimenti dove si è investito in strutture, in tecnologia vediamo la differenza, abbiamo visto il laboratorio, abbiamo visto il padiglione nuovo, sono assolutamente fondamentale e poi l'importanza dei professionisti dove ci sono professionisti validi, capaci, motivati, che riescano a attirare anche ulteriori professionisti sul territorio, noi abbiamo una sanità d'eccellenza. Poi andare all'incontro con i professionisti, migliorare l'SPDC, eh, garantire ulteriori investimenti sul territorio di Grosseto, altri aspetti su, sul, sulla parte dell'organizzazione territoriale, mi pare ci siano importanti azioni da, su, sulla quale poter lavorare, però insomma, ecco, il quadro mi pare sia davvero un, un quadro importante e confortante. Si tratta di una serie di incontri della terza commissione nei territori delle tre ASL della Regione. Il 29 novembre è in programma la visita all'ospedale di Cisanello a Pisa. Il 13 dicembre, quella al Santa Maria Nuova a Firenze. L'obiettivo è di andare in tutti gli ospedali. Il Consiglio regionale, che ha funzione legislativa, programmatoria e di controllo, ritiene che queste tre funzioni non possano prescindere da un'attenta analisi direttamente sul territorio. Ah, finalmente. Me lo faccio dire perché evidentemente era un, un tipo di attività di cui spesso abbiamo parlato e che tutta la Commissione aveva voglia di mettere in piedi, ma finora per motivi di contingenza legati evidentemente alla pandemia non era stato possibile iniziare a fare questo tipo di lavoro, è un lavoro fondamentale, perché è ovvio che il lavoro in Commissione, sui dati, con le audizioni, con il confronto con eh, direttori, ordini... Eh, ha un valore, ma ha un valore forse ancora maggiore andare a vedere materialmente come si articolano i servizi al cittadino sul territorio, nei vari territori. È un'occasione anche di, di conoscenza e approfondimento per, per noi, che evidentemente ognuno di noi ha una provenienza, che non necessariamente coincide con quella in cui poi dopo materialmente eh, si erogano i servizi. E quindi venire qui, vedere, mi chiedevi cosa mi ha colpito. Eh, il pronto soccorso pediatrico è eh, un luogo di, di grande eccellenza in sinergia con eh, il MEIR eh, che fa anche della formazione per eh, le realtà. Eh, diciamo, circostanti e che è un punto di riferimento per tutte le famiglie della zona e anche per le tante famiglie che decidono di trascorrere qui l'estate. Quindi davvero un punto qualificante, almeno dal mio punto di vista, eh, della, della visita odierna qui all'ospedale di Grosseto. Se insediati in settimana, l'Osservatorio Toscano della Legalità avrà il compito di monitorare, attraverso le relazioni sul territorio, i fenomeni della criminalità organizzata e di proporre delle soluzioni. È Don Andrea Bigalli a presiedere l'Osservatorio Toscano della Legalità. Prete impegnato nella lotta contro la mafia assieme all'Associazione Libera di Don Ciotti, di cui è membro su base regionale. L'organo si è insediato ufficialmente in consiglio regionale assieme agli altri membri, i consiglieri regionali Jacopo Melio, Valentina Mercanti e Luciana Bartolini, assieme a Salvatore Calleri dell'Associazione Caponetto e poi anche Gabriele Berni, Ilaria Santi, Liuba Ghinotti, e oltre alla sindaca di Alto Pascio Sara D'Ambrosio. Si insedia oggi la commissione di orientamento dell'Osservatorio regionale sulla legalità, quindi ricordo che siamo di fronte a un'istituzione, un'emanazione diretta del Consiglio regionale, la quale però si dota di una commissione di orientamento. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà che di volta in volta saranno convocate in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica, quindi è quanto mai importante che questa Commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più eh, attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo. Istituito con legge nel 2015, l'osservatorio nasce con l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano. L'istituto dovrà anche elaborare linee guida per la prevenzione e il contrasto alla criminalità. È una scelta che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, neanche in questa legislatura. Poi non si è riuscito mai a dare gambe. Io eh, non appena eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che volevo che partisse formalmente. Ci è voluto un po', le forze politiche si sono dovute trovare per cercare la soluzione migliore. Io sono convinto che Don Andrea Bigalli saprà rappresentare tutti, sarà rappresentare i cittadini e le cittadine della Toscana e noi faremo un lavoro importante, attento. Oggi definiremo il percorso con cui lavoreremo e io cercherò di essere presente, seppur gli impegni sono tanti, perché questo è un tema centrale, fondamentale, perché la Toscana continua a essere la regione che è e che ambisca, anzi, su questi temi ad essere avanguardia rispetto alle altre regioni d'Italia. Io vengo da un territorio, Masse-Cozzile, dove ci sono diversi beni confiscati alle mafie. Fu addirittura, mi sembra, nel lontano 86 il primo comune dove fu confiscato un bene alla mafia, che è stato poi diciamo, ristrutturato, sede adesso di un'associazione contro la droga e quindi a fini sociali importanti. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.